Davide Foti, segretario SLC CGIL Catania, siete qui ad Antenna Sicilia in una sorta di assemblea permanente. Cosa sta avvenendo? Allora, diciamo, questa è l'ennesima prova che stanno dando i lavoratori di sofferenza rispetto a quella che è la procedura di licenziamento aperta da SIGE sul 50% dei licenziamenti aperti, perché noi riteniamo inaccettabile la posizione dell'azienda che fino ad oggi è stata leader nel settore dell'informazione, intrattenimento eccetera, e oggi si ritrova a far pagare la crisi ai lavoratori. 28 sono i lavoratori che su 56 che rischiano di perdere il posto di lavoro, sono tutti gli addetti tecnici ed amministrativi, quindi parliamo della parte non operaia ma professionalmente quelli che premono i bottoni per dare informazioni alla cittadinanza e alla Sicilia. Quando finirà questa assemblea? C'è una tempistica? Non c'è tempo, non abbiamo dato una tempistica, proprio perché il 17 ci sarà un incontro all'Ufficio Provinciale del Lavoro, perché sarà l'ultimo incontro con l'azienda e le istituzioni per cercare una soluzione.